Buonasera a tutti ragazzi, siamo finalmente, oserei dire, giunti alla fine del calciomercato. È stato soprattutto per Luca, che saluto. Ciao Luca. Ciao ciao. È stato veramente estenuante, meno male che lui ha tempo, voglia e capacità e conoscenze soprattutto, ma è stato abbastanza dispendioso, diciamo. Si è chiuso, Siamo non carichi. c'è stato il botto, perché come giustamente ha rilevato Fausto ieri, io a questo effettivamente non ci avevo pensato. Fagiano non è un uomo da ultimo minuto, perché all'ultimo minuto poi potrebbe succedere come pare stia succedendo per Smalling, ad esempio, che non si riesca a depositare il contratto, magari poi lo fanno però. Scusate. E quindi siamo qui. Luca, prima di andare a fare una valutazione, noi non daremo voti, faremo un giro, daremo una valutazione. La tua impressione di questo calciomercato qual è? Come ho sempre detto in questi giorni, tutto il mercato è stato un mercato difficile per tutti. Prova ne è che, guardate un po' la Roma, 600 milioni di operazioni per comprare la Roma, alla fine non hanno comprato nessuno, forse salta anche Smalling perché sono arrivati alla fine. Faccio l'esempio di Commisso che ha speso 200 milioni, sembrava Paperon de Paperoni, dopo un anno si è venduto Chiesa. E quest'anno ha preso Bonaventura e Borja Valera a zero, due ex giocatori. Vado avanti, l'Udinese ha fatto il mercato con Watford, prendendo tre giocatori dal Watford e vendendo Questa il più forte è una Fofana. cosa, come dicevo prima, è una cosa che lascia un po' interdetti, in questa situazione. Sinceramente, per carità, tutto regolare, niente di irregolare, però lascia un po' interdetti che una squadra di Serie A possa avere come serbatoio una squadra della Premier League e viceversa. E quindi questa è una cosa, ha fatto tre bei colpetti l'Udinese dal Watford. Deulofeu, Sì, Pussetto, Pereira. Pussetto, Deulofeu e Pereira sono tre colpi importanti. Non so come andranno a sistemarsi in campo, perché comunque giocano col 3-5-2 e con praticamente con due punte centrali. Non so, magari Pussetto a destra, Pereira e De Paul faranno gli interni di centrocampo. Vabbè, non parliamo dell'Udinese. Parliamo un attimo poi di noi. Noi abbiamo finito il mercato, purtroppo da come sembra siamo usciti un pochino incompleti per quanto riguarda la nostra valutazione, per loro invece pensano di aver fatto le cose ben fatte e quindi ora andremo a snocciolare reparto per reparto il mercato del Genoa e poi vedremo le valutazioni anche dei nostri amici, anche se ormai è giorni che leggo comunque uno scetticismo per quanto riguarda la difesa e l'attacco. E adesso andiamo un attimo a vedere cosa è successo nel nostro mercato. Allora, prima di iniziare a fare una valutazione complessiva specifica della rosa, volevo invitare ognuno di voi a mandarci un messaggino, sempre educato, sempre tranquillo, facendo degli spunti propositivi per capire quale sia, secondo voi, la forza di questa rosa. Se siete soddisfatti o no, partendo dal presupposto che non sia arrivato né Suarez, non è arrivato Beckenbauer, e questo lo sappiamo già. Quindi facciamo dei messaggi e come dire, delle valutazioni che si possano ben adattare alla nostra situazione. Prima di procedere alla valutazione, anche io volevo dire la mia. Io credo che effettivamente siamo un po' tanti. Prima con Luca stavamo facendo il conto, siamo un po' tanti.
È altrettanto vero però che questo è un campionato particolare, nel senso che innanzitutto, poi lo diremo, c'è un buon manipolo di ragazzi, di calciatori che possono non essere inseriti in lista, anche se possono, qualcuno di questi può essere un giocatore importante. Inseriti in lista cosa intendo? Non nella lista, cioè che sono fuori in lista, che possono giocare e non vanno a togliere il posto a nessuno. È vero che, come dire, ci saremmo aspettati tutti forse il colpo, anche perché i nomi che sono stati accostati via via al Genoa erano nomi importanti, erano nomi che per qualche ragione non si sono concretizzati e io credo che anche molti fossero specchietti per le allodole. Quello che mi è piaciuto di più di questo mercato è il fatto che Fagiano abbia lavorato in maniera silenziosa su alcuni obiettivi senza farli uscire sul giornale, senza che ci fossero spifferi, senza che neanche noi sapessimo nulla e li ha portati a casa. E poi ci sono stati dei nomi che sono stati pubblicizzati, anticipati da noi e sono stati portati a casa. E ci sono dei giocatori che sono stati in procinto di venire. Qualcuno nella fantasia, qualcuno nella realtà, ma che in realtà non sono venuti. Luca, prima di cominciare, dimmi qual è il colpo che avresti voluto e che non è arrivato. Ma guarda, io l'ho detto tante volte, forse avrei preso sicuramente dietro Juan Jesus, però l'uscita di Criscito era necessaria per liberarti il sesto posto in difesa. Ci fossero, beh, alla fine, anche oggi Scione ha avuto un'offerta di nuovo dal Cagliari, però poi non c'erano le basi per quanto riguarda il Covid. Per me con le uscite di Scione, di Brelec, di Jagiello, poteva entrare uno, ora speriamo che ci dicano qualcosa su Sturaro e Cassata, perché vogliamo assolutamente sapere cosa hanno questi due e cercheremo di pressare la società perché ci dica un po' cosa hanno questi due giocatori qua, fondamentalmente. Davanti, ovviamente, avrei preso una punta centrale e un altro tipo di punta. Io, alla fine, Llorente non è andato alla Sampdoria, però non avrei magari rinnovato il contratto a destro, Llorente l'avrei fatto. Avrei fatto la scommessa su Shomurodov, avrei fatto la scommessa a Piazza, però invece che destro avrei preso magari una punta un pochino più di Affidabile. sostanza, un pochino più affidabile, anche se comunque Llorente voleva 2 milioni e mezzo e l'ingaggio non se l'è abbassato. Per Quindi coloro che sognano, possiamo dire, non siamo noi, però possiamo dire che in linea puramente teorica Balotelli potremmo tesserarlo domani, dopodomani, tra 3 giorni, tra 4 giorni, fino a che non sia a casa da qualche parte, perché Balotelli in questo momento è svincolato, quindi tutti i calciatori svincolati possono essere tesserati. Quindi, per coloro che vogliono sognare, noi non siamo fra questi, ma per coloro che vogliono sognare, sappiano che Balotelli. No, ma no, non farli neanche sognare perché sennò mi No. bombardano ancora fino a che non ce la faccio più con sto Balotelli, veramente. Ho capito, Sono però esausto. Lui, voglio dire. vai un attimo avanti te perché non riesco a caricare il cellulare e poi ti perdo. Puoi andare 2 minuti avanti te, un secondo. Sì, tranquillo. Ok. Allora, dicevano i Balotelli che era un'operazione che a me, devo essere sincero, sarebbe piaciuta da subito. Nel senso che io sono fra coloro che a cui sarebbe piaciuto che Balotelli arrivasse. Effettivamente, però, la storia ci insegna che ovunque sia andato, ha avuto problemi con lo spogliatoio, ha avuto problemi con i compagni, ha avuto problemi con i dirigenti. Questa è la ragione per la quale si è pensato di non prenderlo. Balotelli è stato veramente un pazzo dal genere, ma si è pensato di non prenderlo per questa ragione. Io devo essere sincero, con le dovute proporzioni, pensavo al colpo Balotelli come a quello che è stato il colpo della Sampdoria con Cassano, nel senso che Balotelli
tecnicamente non c'entra niente, ma a livello di testa sì, poteva venire al Genoa e rendere come dire, un po' di più, avendo a fianco un direttore che oltre ad essere un direttore sportivo è anche un direttore di campo. Lo si vede spesso al Pio e lo si vedrà sempre di più. Quello che era stato il Marotta per Cassano. Purtroppo per me, fortunatamente per altri, perché poi ci sono come tutti i calciatori che fanno discutere, tra virgolette, ci sono i partiti pro e contro Cassano. Quindi per me, sfortunatamente, per altri, fortunatamente, non si è voluto rischiare, anche perché l'ingaggio avrebbe avuto un impatto considerevole, cioè nel senso non sarebbe venuto per due noccioline, e quindi la società non ha voluto rischiare. Luca, ci sei di nuovo? Sei di nuovo con noi? Ci sono di nuovo, sì. Guarda, ho anche una dichiarazione di Fagiano, un po' indispettito con la gente che ha rifiutato le cessioni, soprattutto con Parigini, che pare che ha rifiutato tre offerte dalla Serie B. Cos'è? La puoi leggere la Comunque, allora, dichiarazione? Dov'era la no, rilasciata? mi è arrivata così tramite un mio amico e Va bene, purtroppo allora. sono state, a questo punto credo anche Sean che possa aver rifiutato il trasferimento che era in ballo e quindi vediamo un attimo. Vabbè, su questa cosa Allora, qua ci sentiamo di dirla poi. poi ne parleremo un pochino più avanti, dai. Allora, Allora, partiamo facciamo un attimo il punto della rosa, poi parliamo un attimo anche delle altre squadre e poi rispondiamo alle domande, vediamo un attimo cosa ci dicono i Allora, nostri. intanto la leggo la rosa e poi la analizziamo. Vai, In prima ordine fai reparto eh? per reparto, reparto Sì. per reparto, facciamo reparto per reparto. In ordine sparso, cioè nel senso, vabbè, in porta Perin, Paleari, Marchetti e Zima. Ok, ti do la mia, ovviamente reparto rinforzato, Paleari è un ottimo portiere, sono molto contento che sia qua. Oggi si era sparsa la voce che il Genoa poteva chiudere anche per Samper, portiere del Chievo, secondo me molto molto bravo, e puoi lasciarlo in prestito al Chievo, però è un'operazione che non è andata a buon fine. Portieri direi che siamo rinforzati, perché comunque il ritorno di Perin è stato molto importante, poi l'arrivo sia di Zima che di Paleari mi tranquillizza molto dal punto di vista dell'estremo difensore. Mentre Marchetti fa gruppo. Marchetti fa gruppo a 300.000 euro, però fa Allora, gruppo, sì. io per quanto riguarda i portieri sono veramente molto fiducioso su Paleari, è stata un'operazione alla Fagiano, nel senso che il portiere era vicino, è un ottimo portiere innanzitutto, era vicino alla scadenza di contratto, quindi è stato preso con una cifra abbordabile. È stata battuta anche una discreta concorrenza e questo fa capire quanto il direttore abbia ascendente sui calciatori e anche sui procuratori. È un portiere che andrà a fare il secondo di Perino, logicamente, dal quale potrà imparare e se ci dovesse essere la necessità sappiamo di avere un dodicesimo assolutamente affidabile. È un ragazzo che non ha mai giocato in Serie A e quindi farà quest'anno di apprendistato. E poi io credo che insieme a Semper, che anche secondo me è un gran portiere, l'ho visto soprattutto, l'ho visto l'anno scorso, ma si è disimpegnato bene anche nei playoff, parando due rigori uno dietro l'altro, che vuol dire tutto e niente, però potrebbe essere il futuro del Genoa. Quindi sono veramente molto contento di questo acquisto perché lo valuto oltre la capacità tecnica, ma vedo anche una buona capacità, così, una buona lungimiranza. Passiamo al reparto difensivo. A destra i due alter ego sono Biraschi e Goldaniga. A centrali Zapata e Bani. A sinistra Masiello e Criscito. Quindi sei calciatori. In questo momento il Genoa farà la difesa a tre. Ha iniziato con la difesa a tre, quindi sono sei coppie. Ma in questo pacchetto di difensori ci sono anche difensori che possono tranquillamente giocare a quattro. E quindi potrebbe Assolutamente sì. essere. E quindi potrebbe essere anche una carta da giocarsi in futuro. Sono contento, e poi ti lascio la parola, sono contento Sì. soprattutto per il rientro di Goldaniga,
l'arrivo di Bani, devo essere sincero, perché Golden Eagle l'anno scorso se l'è meritato tutto, e anche quest'anno la partita, il primo tempo di Napoli e la partita con il Crotone si è meritato la pagnotta. Bani, secondo me, è un giocatore, a parte che è uno del vivaio, è un giocatore che non è Beckenbauer, però secondo me può rendere bene. Gli altri c'è l'incognita, tra virgolette, Criscito, che non è un'incognita tecnica, logicamente, ma è un'incognita a livello di salute fisica del calciatore. E poi c'è, vabbè, Masiello, che credo che non, nessuno nutra dei dubbi. E poi c'è la croce di Lizia, secondo me, Zapata, che potenzialmente è uno dei più forti difensori che abbiamo in rosa. Il problema è che spesso si addormenta e una o due stupidaggini a partita le fa. Se in queste una o due stupidaggini a partita che fa prendi gol, è un casino. Se no, è un giocatore comunque che ha esperienza, velocità, è un giocatore su cui fare affidamento. Se non avesse queste amnesie, probabilmente non sarebbe del Genoa. Luca, vai tu a fare una valutazione. Allora, direi Goldaniga Biraschi come reparto di destra, direi che ci siamo. Goldaniga sarà il titolare, si giocherà il porto con Biraschi. Per quanto riguarda i centrali, Zapata Bani, ovviamente la mancanza di Romero, e poi con le 7 partite di Soumarò, che sembra che è stato qui 20 anni, ma ha fatto 7 partite, quindi io più che altro mi rammarico di Romero. Romero Bani non c'è paragone, però forse per il gioco che ha questo allenatore, Bani è uno più di sostanza, è un marcatore un pochino più solido, è un giocatore magari che si distrae molto meno. Ovviamente Romero è molto più forte, ma Bani, tra l'altro, voluto espressamente dal mister, lo reputo un buon acquisto. A sinistra, purtroppo, ragazzi, la maggior parte di voi era disperato perché Crisci non andava via. Ora Mimmo ci rimane come terzo di sinistra, a 1,5 milioni di euro netti. Quindi Genoa lì non ha potuto fare nulla, avrebbe potuto fare Juan Jesus, Luperto, sicuramente se Mimmo fosse andato via, ma non ce l'abbiamo fatta. Per quanto riguarda il centrale, ovviamente tutti volevamo Fazio, che molti di voi dicevano che era andato al Doria, invece non è andato neanche alla Sampdoria. Fazio, la Roma ancora ora non si sa se Smalling sono riuscito a depositare, quindi Fazio non l'avrebbero mai mollato prima di un altro difensore centrale. Tutte queste cose le abbiamo dette durante il mercato, che è un mercato difficile, che è un mercato dove non ti mollano i giocatori. Avete visto Younes del Napoli, che è andato in Germania, ha deciso all'ultimo giorno. Llorente addirittura ha rifiutato tutto, è rimasto a Napoli, forse andrà al Bilbao stasera. Quindi ovviamente si poteva fare di più, però dato che i nomi sono sempre i nomi di Fazio e Juan Jesus, alla fine Juan Jesus non hai potuto prendere perché Mimmo non è andato via, e Fazio la Roma non te l'avrebbe mai dato, come non l'ha dato al Cagliari e non te lo dava neanche a te. Altri nomi di difensori, direi Cepitelli, meglio Bani. Ah, Per sicuro. quanto riguarda il sogno, per quanto riguarda il sogno Vida, comunque un giocatore proposto a tutti, però con 2 milioni e 3 di ingaggio, 2 milioni e 3 di ingaggio, quindi direi che va bene così. Per quanto riguarda la difesa, ovviamente molti diranno 5 e mezzo. Aspetta un attimo, Ma vorrei per forza. voti non ne diamo, diamo delle valutazioni generali, No, perché voti non dico ne... i voti che davano, no, io non ne do voti perché i voti non hanno senso. Si deve guardare il campo, uno può fare una valutazione. Però per dare voti, ho letto anche io, mi litigo tutti i giorni con gente che dà 5 voti, 5, ma 5 non so su che basi, perché comunque sono giocatori che devi ancora valutare. E poi ripeto, scommesse nel calcio non esistono, perché l'anno scorso io avrei dato una gamba per Saponara, invece ha fatto malissimo qua, e così così a Lecce. Comunque dai, Passiamo. difesa, abbiamo detto. Difesa, finiamo il discorso. Si poteva fare di più. Abbiamo spiegato perché non si è fatto di più dal punto di vista della società. Ribadisco, se usciva Mimmo, un terzo a sinistra, Luperto, Jesus entrava, e centrali, per me il Genoa, per le potenzialità che ha, poteva prendere Ranocchia. Ovviamente non l'abbiamo detto, ma dopo Ranocchia, Bani, direi che
è un buon profilo per il nostro campionato da salvezza che dobbiamo fare. Comunque, per chiudere il discorso sulla difesa, tu accennavi a Luperto Criscito, Criscito in condizione, voglio dire, superiore a Luperto, senza ombra di dubbio. Sì, Luperto magari è più difensore, Sì, primo come terzo. però Luperto può fare solamente il centrale di sinistra, Criscito alla bisogna può anche farti l'esterno, ad esempio. Vabbè, Luperto l'ha Sempre. fatto il quarto, eh. Sì, però. Sì, beh, io lo vedo più come un centrale di sinistra a tre, però per carità può anche farlo, nel senso, però a livello di esperienza. Io parlo di un Criscito con una buona efficienza fisica, logicamente, perché sennò non ne parliamo neanche. Con Juan Jesus, effettivamente, forse è preferibile Juan Jesus. Però le dinamiche del mercato sono queste e bisogna accettarle, voglio dire. Criscito per venire qua. Poi tra l'altro, scusa Lu, tra l'altro bisogna accettare le dinamiche di un Juan Jesus che a 1,9 netti rimane a Roma e sta fuori rosa e arriva a scadenza di contratto. Cioè, anche perché poi quando Purtroppo è arrivi a così. scadenza puoi spuntare il contratto della vita, tanto te ne stai ancora un anno a Roma a 1,9 e poi sfrutti il fatto di avere il free transfer per farti un contratto magari negli Emirati o comunque anche in Europa, cioè, o in Cina, cioè, voglio dire, non è certo un problema di Juan Jesus di non giocare. A parte il fatto che non giocare, bisogna vedere, se non hanno preso Smalling voglio vedere, cioè, nel senso, cioè, poi anche queste Beh, rimpicco qua. comunque hanno Kumbulla e Bagnez, sì, vabbè, uno manca Sì. assolutamente. Capito? No, Se no, no, è rosa, ora c'è. se no, non Sì, avrebbero rosa cercato. c'è, rosa c'è. Cioè, no, certo. Poi Ok. bisogna vedere, nella lista lo metteranno sicuro perché, soprattutto se non hanno preso Smalling, mi sembra strano perché tutti dicono che abbiano depositato, però va bene. Andiamo avanti. Poi facciamo le catene, gli esterni, facciamo gli esterni, direi che siamo contenti, dai. Sì. Guglione, Ghiglione, Zappacosta e Pellegrini si bora. una cosa io vorrei dire. Ghiglione non era Alexander Aldor dell'anno scorso, ok? Ma non è neanche, ora mi viene in mente uno scarpa, non è neanche Scantamburro, ok? Allora, Ghiglione è un giocatore che secondo me, allora, Ghiglione è un giocatore che metaforicamente non si è più rialzato dall'errore del derby dell'anno scorso. Nel senso che prima era un giocatore, dopo quell'errore è diventato un altro. Cosa vuol dire? Vuol dire che è un ragazzo che ha come dire, una fragilità emotiva che non lo aiuta. Quindi quando è in fiducia è un buon giocatore, quando non è in fiducia è un giocatore come tanti che invece che proporsi andare al cross come ha fatto nelle prime giornate del campionato scorso molto bene, si appoggia sempre dietro. Cosa voglio dire con questo? Ora il pubblico non c'è allo stadio, d'accordo, però secondo me questo giocatore, e Fagiano qui a mio avviso avrà un ruolo fondamentale, è un giocatore che va motivato, va aiutato, come dire, va seguito. E secondo me Fagiano, che è, come dicevo prima, è un direttore di campo, non è un Perinetti. Un direttore di campo può aiutarlo in questa sua crescita. E l'altro, logicamente, è Zappacosta, che non stiamo nemmeno a parlarne. Luca, tu su questi due cosa dici? Direi benissimo. Zappacosta, Ghiglione perfetto, Pellegrini si borra benissimo. Dal punto di vista degli esterni possono fare la 4, ovviamente Zappacosta e Pellegrini, anche se Borre in Olanda l'ha fatta, Ghiglione magari no, però comunque in caso di disperazione avresti Biraschi che può fare il quarto se giochi a 4 in emergenza. Come quinti sono perfetti, direi molto bene. Molto soddisfatto di tutto, tra l'altro Zappacosta in caso di emergenza clamorosa a sinistra può giocarci, con Ghiglione a destra, dunque Crotone ha giocato a sinistra, appunto. anche Quindi dal perché ha punto di vista la possibilità di rientrare sul piede forte, quindi. poi una cosa, voglio aggiungere una cosa, è la mia battaglia che la ribadisco anche stasera, dato che voi mi chiedete 100.000 volte al giorno di Balotelli, ora tutte le volte che faccio la diretta lo dico. Squadre dal dodicesimo al ventesimo posto prenderanno 60 gol. Puoi avere Godin, puoi avere Fazio, puoi avere Gesù Cristo,
ma le squadre medio-basse prenderanno tutti 60, dai 50 ai 60 gol. Poi a fine anno vediamo. Godin è andato a Cagliari, se veniva qua era ovviamente Yapstam per noi. È andato a Cagliari che sembrava Gesù Cristo, ha preso una giostra clamorosa dall'Atalanta, ha preso 5 Papozzi. E poi vediamo più avanti come gioca Di Francesco Godin a 33 anni, se renderà come dovrebbe rendere. Quindi per me è importante la fase difensiva, non i nomi, ok? Io ho questa idea di Sono calcio, poi d'accordo, anche d'accordo? perché la prima difesa è il filtro che ti fanno a centrocampo. Esatto. A centrocampo, Badeli, Radovanovic, Schöne, Rovella, diciamo, sono i centrali. Schöne, Ok. eh? Sì, ok, No? dico sui quattro play, sì, i quattro play. Sì, Schöne. Allora, io devo essere sincero, a me che sia rimasto Schöne fa piacere, comunque. Sempre per il discorso di Fagiano e quant'altro. Ora, poi c'è questa cosa qua che Luca dice che pare che Fagiano fosse un po' indispettito con qualche calciatore che abbia rifiutato il trasferimento e parrebbe che Schöne potrebbe essere fra questi, però per carità. Badeli non si discute, Radovanovic secondo me ha la bisogna, non secondo me, ha la bisogna. Può anche andare a fare il centrale in partite che magari hai un lungagnone di testa o partite dalle quali vuoi cominciare a costruire da dietro veramente. Radovano ci può staccarsi, andare a fare anche il centrale. Logicamente non è un centrale, però è un giocatore che comunque il suo l'ha sempre fatto. Ha fatto bene con Maran a Verona nel Chievo, quindi voglio dire, Maran lo conosce bene. E poi c'è Rovella che secondo me hanno fatto bene a tenerlo. Perché avrebbero potuto dare in prestito, hanno deciso diversamente. Secondo me vogliono farlo crescere con calma. Giocherà probabilmente poco, probabilmente perché davanti a una certa concorrenza. Però io sono convinto che giocare con Badeli, con giocatori come Badeli e Schöne che hanno un'esperienza anche internazionale, può aiutarlo a crescere assolutamente. Luca? Comunque poi c'è da valutare anche che la valutazione su Rovella si fa 3 mesi qua con Badeli, Scione, poi a gennaio magari va in prestito, cioè tanto fra 3 mesi è già il calciomercato, quindi non è Sì, che. no, certo. Però comunque imparare da giocatori che sanno giocare al pallone, che sono nel tuo stesso ruolo, possono formarlo anche. Certo, giocare è un'altra roba, però possono formarlo, possono, secondo me è positivo. Poi, Tu mezzala. No, esprimiti sui centrali, Luca. centrali direi bene, dai ragazzi, su, l'anno scorso non aveva nessuno, quest'anno abbiamo Scione, comunque Badeli che per me è uno dei pezzi grossi di questo mercato, Radovanovic che comunque se sta bene il mister l'ha già fatto giocare in quel ruolo lì dal punto di vista difensivo, anche come centrocampista difensivo, e poi Rovella. È uno in più. Per quanto riguarda i play, io sono molto soddisfatto, di più credo che non potessi fare. Le raghe, Berlek, Melegoni. E Berami, ci siamo dimenticati, Lu. Ah, Berami, E vero. Berami. Vabbè, Berami non lì, Berami. No, però dico come mezzala. Vabbè, Sì. Berlek è ancora attivo il mercato in Polonia. E quindi vediamo un attimo se si riesce a piazzare, però il Covid ha sicuramente frenato molte trattative. Infatti, Iagello è stato depositato alle 19:50 a Brescia. L'uomo che avevano chiamato anche avevi chiamato Perinetti era Brelec, solo che col Covid a questo punto è andato Iagello, che tra l'altro è ancora in Polonia con uno strappo muscolare. Vediamo un attimo. Però è Lucas Philippe è interessante andato. questa operazione, scusami se ti interrompo Luca. L'interessante di questa operazione è innanzitutto un ringraziamento a Iagello perché se siamo in Serie A è anche merito suo nel derby e nella partita contro Lecce. Ma Assolutamente sì. Sì, il fatto che Genoa si sia tenuto il controriscatto. Quindi è un giocatore sul quale il Genoa comunque crede, no? assolutamente sì. Assolutamente sì. I troppi giocatori qua ha fatto sì che dovesse andare via. Gli altri, Melegoni potrebbe essere la sorpresa a questo punto di questo centrocampo. Vediamo anche lui la sua crescita, comunque è un fuorilista. Per quanto riguarda gli altri, ne abbiamo tanti, abbiamo Belerager che lo conosciamo, e la cosa importante ora è da capire assolutamente
e cercheremo di stressare la società per quel che possiamo per quanto riguarda Sturaro e Cassata, perché sarebbero due elementi troppo importanti per noi. Sturaro veramente in una buona condizione potrebbe cambiare il campionato del Genoa, e Cassata comunque uno che, se in buone condizioni, potrebbe venire a caso nostro come mezzala. Quindi speriamo di sapere al più presto le condizioni di questi due. E Hai già Zajc, vabbè, lo anticipato? conosciamo. Infatti. Zajc, vediamo, dai, ora giocherà mezzala. Bene col Crotone, secondo me a Napoli comunque quando è uscito lui un po' di luce si è spenta. Lo voglio rivedere ancora come mezzala, e poi spero che cambiando modulo possa fare il trequartista, che il suo ruolo è il migliore dei modi. Azaromales. Allora, qua abbiamo Azaromales, Parigini e Caso che sono rimasti, sono quattro giocatori che rimarranno ai margini. Di questi chiederemo poi al direttore se ci risponderà su Asoro. Per quanto riguarda Males, è un giocatore che il direttore ha voluto, quindi sarà inserito piano piano ovviamente negli attaccanti. Per quanto riguarda Parigini e Caso, secondo me il direttore è molto arrabbiato con loro due perché non sono andati in prestito. Comunque ribadisco che fra 3 mesi c'è il mercato e verranno piazzati. A quelli che volevano continuamente giocatori, vogliamo ricordare che in rosa siamo in 34. 35 34. 35 35 con Rovella. con Con Berardi. 35 con Rovella. Con Berardi, sì, 35 con Rovella in più. Quindi questi quattro qua abbiamo detto. C'è da dire però che di questi ci sono 5 giocatori che sono fuori lì. Spiega un po' cos'è la lista, Luca, perché magari tanti dei nostri amici Sì, non lo sanno. la lista, a parte quella ovviamente Dei 25. dei 25, fuori lista a livello di età, sono Melegoni, Asoro, Males, poi chi è che abbiamo ancora Scamacca, nominato? Caso, Rovella, Scamacca, Ciborra. Caso, Rovella, Siborra, Melegoni, 7-8 fuori lista, quindi che non fanno parte dei 25. Poi ovviamente la lista domani verrà depositata in Lega, magari ci saranno anche dei tagli, magari il Brelec, il Parigini, il Caso, questi giocatori qua che hanno fatto sicuramente arrabbiare il direttore saranno fuori lista, aspettando gennaio per poi essere Potrebbero piazzati. essere fuori. Potrebbero essere fuori, non è detto che siano fuori lista. Potrebbero essere fuori lista. Sì, E qualcuno sicuramente sei tu, perché devi fare una lista qualcuno sì. di 25 più giovani, nei 35, quindi. È vero, sì, è vero. Effettivamente, aiuto, sì, qualcuno per forza. Pande, Piazza, Scamacca, destro e l'Uzbeko. Allora, qui posso iniziare io? Vai, vai, vai. Allora, qua c'è, questo è un reparto che mi intriga parecchio. Allora, parto subito con il migliore di tutti, secondo me, è Piazza a livello tecnico. Però su Piazza, voglio dire, è un gran giocatore, però è sempre stato, diciamo, bersagliato fisicamente. Se questa volta la sorte lo lascia stare, è un giocatore che non c'entra assolutissimamente niente. Con il Genoa e con tutti questi altri calciatori. Può fare vari ruoli, secondo me potrebbe fare anche il tre quarti, anche se comunque il suo ruolo è una seconda punta, però secondo me può fare il tre quarti. Però è un giocatore veramente che è uno di quei giocatori che in una rosa come il Genoa gli dici vai e fai quello che vuoi, cioè nel senso ti può cambiare il modulo in corsa, Si sta bene, sì. infatti. Ti può cambiare il modulo in corsa, ti dà superiorità numerica, è uno che salta l'uomo, è uno che tira. Quindi questo. Però a me piace anche Scamacca. Vabbè, Pandev, lasciamo perdere, Pandev nel senso è eterno. Ci ha salvati l'anno scorso e si è meritato questa riconferma. Io credo che quest'anno, se tutto andrà bene, Pandev avrà un ruolo un po' più da comprimario. Non tanto per le qualità tecniche che sono indiscutibili, quanto perché comunque, come dire, aumenta il tasso tecnico ed esperienza a dismisura. Poi lui ha dimostrato di essere un calciatore che vuol bene alla maglia e si merita quello che gli sta. Però, secondo me, quest'anno qualche apparizione in meno, se tutto andrà bene, la farà. Scamacca, è un giocatore che a me personalmente piace molto.
È vero che non si è mai misurato con la Serie A, però è quello che l'anno scorso mancava e quest'anno ne abbiamo tre prime punte. È una prima punta vera lui, anche se è di movimento, partecipa alla manovra, però è uno che fa la prima punta. Nell'under faceva lui la prima punta e Pinamonti gli faceva la seconda punta. È un giocatore di prospettiva, è un'operazione che se è come ce l'hanno venduta, cioè solo prestito secco, non ha No, il un grosso. procuratore ha detto di no. Il procuratore a noi ha detto di no. Infatti, È quindi voglio dire. un'operazione prestito secco, ma c'è già un accordo con le due società che il giocatore potrebbe rimanere qua anche l'anno prossimo. Quindi voglio dire, è una cosa che intriga. L'Uzbeko, io devo essere assolutamente sincero, ragazzi, perché non vendo aria fritta, non lo conosco, non so se dicono sia una prima punta, io non lo conosco assolutissimamente. Luca, che lo conosce meglio di me, sarà più preciso, non lo conosco, però quello che mi fa, io sono convinto che sia un uomo di Fagiano, probabilmente sbaglierò, però è un uomo di Fagiano e se Fagiano lo ha voluto, se lo ha preso con un investimento, è vero, dilazionato nel tempo, ma un investimento importante, secondo me è un giocatore su cui la società crede e Fagiano ci crede. In ultimo destro, che lasciamolo un attimino sub giudice, perché si è, come abbiamo detto più volte, si è diminuito l'ingaggio, però è forse un'operazione. Non lo so, il tempo ci dirà, su destro il tempo ci dirà. Luca, di la tua che è sul reparto Ma del. guarda, io sei perfetto per quanto riguarda Piazza, se sta bene il top player del Genoa, assolutamente. Pander ovviamente ci verrà molto molto bene con i 5 cambi in tutto il campionato. Destro un'operazione che mai avrei fatto, nonostante voglio dar fiducia a tutti perché sono tifoso del Genoa, amo questa maglia e quindi fiducia anche a Mattia, anche se non l'avrei mai tenuto, sono sincero, l'ho già detto 1.000 volte. Scamacca sono come te, ovviamente lo reputo molto più forte di Favilli, molto più forte di Pinamonti, e poi in un foglio scriverò quanti gol fa, però questa è una scommessa mia. Ovviamente si poteva fare di più per quanto riguarda l'attacco, dai, è inutile che ci prendiamo in giro. Io, come dici te, non vendiamo aria fritta. Si poteva fare di più. Scamacca è una scommessa, Lubiseco è una scommessa onerosa da parte del direttore, che ci crede molto. Quindi vediamo, dai, per quanto riguarda l'attacco, siamo lì ad aspettare. Non sono tranquillo, ovviamente, ma non sono neanche uno di quelli che dà 5 a prescindere senza vedere i giocatori. Lubzeko come caratteristiche, ho già detto 1.000 volte che ovviamente Schick è più tecnico, però è un giocatore tipo Schick che può fare la seconda punta, che può fare la prima punta, caratteristiche sia la prima punta che la seconda punta. Di testa comunque molto bravo, ho visto 7-8 gol di testa che dà delle belle frustate, entra molto bene. Col tempo con i difensori mi sembra un giocatore importante. Giovedì a mezzogiorno, se riusciamo a trovare lo streaming, grazie al nostro amico di Rostov che ci sta scrivendo sulla pagina, gioca contro l'Iran e cercheremo di mettere sulla pagina la diretta della partita per vedercelo anche un po'. Per quanto riguarda l'Uzbeko, che non mi avventuro in una pronuncia del suo cognome, Shomorodov. io credo che, non credo, Luca, mi confermerai, c'erano anche altre squadre europee che lo seguivano, quindi voglio dire, propriamente uno scarsone potrebbe non esserlo. Io guarda, su queste cose degli scarsi, sinceramente, dobbiamo anche un po' finirla perché comunque anche noi facciamo tanti fenomeni, tutti, io compreso, di giocatori che valutiamo ancora prima che arrivino, che non li conosciamo. Ma ragazzi, ma questi li voleva il Valencia e il Lione. Cioè, non è che ribadisco, perché abbiamo 9 scudetti, noi pensiamo di essere i migliori del mondo. Ma questa gente qua magari ci fa anche un favore a venire qua. È 4 anni che ci salviamo all'ultima giornata. Quindi non è che dobbiamo sempre fare quelli che ma chi è? Ma qua, 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 là. Non siamo nessuno noi.
Non siamo nessuno, ricordiamocelo tutti. Con questa presidenza e anche prima non siamo mai stati nessuno. Cioè, io ho questa idea del Genoa, sta storia, va bene la storia, ma a livello di campo, 4 anni, grazie al presidente, che siamo in fondo alla classifica. Dunque, un giocatore che lo vuole il Lione, il Valencia, il Rennes, il Marsiglia, e viene qua, di solito dovremmo essere contenti, però ovviamente siamo qui a dire che non è nessuno. Però poi lo vedremo sul campo se non è nessuno. Io credo che Fagiano si è investito i pochi soldi che aveva in 3 anni, ribadisco, perché qui si parla sempre che si sarebbe dovuto prendere una punta da 15 gol. Faccio il calcolo: Lasagna 25 milioni incedibile, Petagna 18 milioni incedibile, Inglese, il Torino ha offerto 12-13 al Parma che non gli era ceduto, quindi 15 milioni anche Inglese, tutto E non cash. era tutto per una questione di minusvalenza, Luca, eh? Solo per quello. Sì, vabbè, comunque, anche perché comunque ero rotto, infortunato, anche se era entrato, vabbè, comunque. Poi, altri giocatori che sentivo i nomi, Sanabria ci abbiamo provato, comunque, anche lì abbiamo comunque offerto i 7 milioni e mezzo di Shumarodov, ma non ce l'hanno dato, la trattativa è stata lunga e estenuante e il Betis se l'è tenuto. Poi altri attaccanti che tutti dicevano, sinceramente, Llorente è un giocatore che alla fine ha rifiutato tutte le squadre del mondo. Ragazzi, purtroppo si doveva fare un'operazione all'estero. L'operazione all'estero, siamo andati lì col piattino delle offerte, facendo una rateizzazione, e quello che ha potuto fare Fagiano è stato questo. Poi, se torniamo su Balotelli, allora mi fermo, perché comunque Balotelli era parametro zero. Se la gente, giustamente, ognuno la pensa come vuole, se per la gente Balotelli non era un rischio, per me, nonostante poi mi ero fatto convincere da tutti, per me era un rischio anche lui. Comunque, viene da quasi un anno di 8 mesi di assolutamente fermo a fare gli esercizi da bambino di 15 anni che fa vedere su Instagram. Comunque, è da febbraio che non si allena col gruppo e non è poco. Però comunque l'avrei preso anch'io, sono sincero. La società, ribadisco per l'ennesima volta, presidente voleva Balotelli, Fagiano l'allenatore, per scelta propria hanno deciso di non prendere Balotelli perché comunque per loro vogliono un gruppo più tranquillo, più sereno da poter allenare. E sinceramente Maran con 35 giocatori domani al Pio, vabbè, ora sono tutti positivi, però con 35 giocatori più anche Balotelli magari lui non se l'è sentita. Criticabile o no, potrebbe essere anche questa scelta qua. Diamo un voto all'operato di Fagiano, non un voto, un giudizio sull'operato di Fagiano. Allora, io sono sincero, gli ho anche mandato un messaggio perché comunque ogni tanto, giustamente per il nostro lavoro, siamo anche in contatto. Per me ha fatto un buon lavoro, per me ha fatto un buon lavoro, ribadisco senza un euro, ribadisco che i 6 milioni e mezzo, i 6 milioni e mezzo di Gunter, Lapadula e Gumus sono stati spesi per i 3 7 milioni e mezzo di Gunter, Lapadula e Gumus sono stati spesi per 1,5 Paleari, per 3 Badeli e 3 per Shomarodov della prima rata. Quindi questi 7 milioni e mezzo sono stati investiti così. L'anno prossimo abbiamo obbligo di riscatto Bani a 4 milioni, Zajc a 3 milioni, Asoro a 1,5 e poi fra 2 anni abbiamo Melegoni e Siborra a 8,5 tutti e due. Quindi sono state fatte queste operazioni, poi 5 prestiti secchi, Zappa Costa, Pellegrini, Perin, Scamacca chi era l'altro? E Piazza. Ok, abbiamo. Dunque, io credo che con 7 milioni e mezzo più di così non so cosa si potesse fare. Sono sincero, non capisco anche le critiche che si possa fare a un direttore sportivo che comunque per me ha fatto un buon lavoro. Ripeto, per fare 40-42 punti, questa è una squadra. E salvarsi un po' meglio un po' prima dell'anno scorso, questa è una squadra che lo può fare. Poi può aver sbagliato le scelte, lo vedremo sul campo, come giustamente dice lui, dice poi me lo dirai a maggio che sono stato bravo quando gli ho scritto. Però da parte mia è troppo facile parlare dopo. Se devo parlare prima, ti dico che per me ha fatto un buon lavoro, per due motivi.
economici per comunque le uscite che, come ha detto lui in un'intervista, sia per il Covid che per i giocatori che hanno rifiutato non abbiamo potuto fare, e soprattutto per il mercato compresso. Lui è arrivato il 6 agosto e in 2 mesi ha dovuto rifare praticamente tutto, e per me l'ha fatto in maniera positiva. Quindi non do voto, dico che per me ha lavorato bene, mi piace come fa mercato, come hai detto te, con dei blitz, nascondendo le cose, davvero uomo di mercato. Mi sembra un pochino Ricky Soliano, il direttore sportivo che avevamo noi negli anni 90, negli anni di Scoglio, quegli anni lì. Quindi ve lo tengo Con un stretto, ripeto. bonifico della banca di Lodi, Sogliano. Quello del bonifico Cosa? della banca di Lodi, Sogliano. Non so niente, però prima di quella cazzata è sempre stato un gran direttore Sì, sportivo. per carità, perché no, no, ma tutta logicamente. Anche Sì, sì, sì. il figlio si è messo a fare il procuratore e non è capace di mancare le gare. Si era messo, adesso non so più. No, il figlio fa il direttore sportivo e secondo me è anche bravo a farlo. Sì, però prima aveva. Prima Poi di una tutto cosa. va a fare il procuratore. Ok, poi finisco la cosa Sean. stiamo dicendo di Fagiano, che secondo me il suo vero valore lo vedremo, come hai detto te, da domani sul campo, a stare vicino alla squadra anche nei momenti difficili, soprattutto ora che ce n'è bisogno. Uno di questi giorni, dipende dal Covid, farà la conferenza stampa per spiegare tutte le mosse di mercato. Per quanto mi riguarda, non posso far altro che dare un giudizio positivo, perché poi è facile parlare dopo. Io sono uno che parla spesso prima. A me Fagiano è piaciuto, innanzitutto mi piace come opera, perché uno pane pane vino al vino, è uno che. E una cosa da non sottovalutare è che lui ha dimostrato di avere e ha ottimi rapporti con quasi tutti i procuratori. E questo è fondamentale perché sono arrivati dei calciatori che con altri direttori sportivi non sarebbero mai arrivati. Ha ricucito rapporti tra la presidenza e i procuratori che magari prima non c'erano. Ditemi voi quanti giocatori prima avevo, o comunque quante trattative si erano impostati con certi procuratori, tra virgolette, importanti. E comunque questo nel calcio è una cosa fondamentale, poter mantenere i rapporti, poter mantenere. Così il Genoa è una squadra dove si può parcheggiare piazza, si può parcheggiare perché purtroppo dobbiamo dire parcheggiare perché in questo momento non possiamo dire diversamente, si può parcheggiare Pellegrini, cioè una squadra, una società più che una squadra che come dire, ha visto rinverdire un attimino il feeling con i procuratori. Speriamo di non dover sottostare nuovamente a procuratori che chiedono, so, questo è un altro Posso dire paese una cosa che anche. poi mi dimentico, Lu, scusa. Allora, dato che parliamo di procuratori, ovviamente Giuffrida, Genoa, la campagna acquisti del Doria l'ha fatta Pastorello, Andre Silva, Candreva e Keita, tanto per far capire come va il calcio ultimamente. Hanno due direttori sportivi, Osti e Pecini, e la campagna acquisti l'ha fatta solo Pastorello, portando 3 giocatori della sua scuderia. Vai avanti. E quindi niente, i rapporti secondo me sono fondamentali. Era quello che hanno fatto la Sandra con Pastorella, è quello che ci hanno imputato a noi di Giuffrida e compagnia cantante. Oggi, Ma lo fanno tutti, ragazzi, perché noi guardiamo casa nostra, ma lo fanno tutti. Lo fanno tutti. quando è uscito il nome di. Adesso non mi viene, sembrava che fosse una marchetta per qualche procuratore, invece tu hai spiegato bene che non era nessuna marchetta. Di nessuno, cioè voglio dire, non, Castelli, quel ragazzo bravo, bravo, bravo. L'ha girato in prestito a qualcuno? No, Perché ancora qua. se no c'è ancora lui allora. Tra l'altro, il signor Michele Ferrero, che scrive sulla pagina, mi ha dato dello scorretto perché io avrei scritto Villareal e lui mi ha scritto Villareal C. Ovviamente lui giocava nel Villareal C, però è del Villareal, quindi se devo dare una notizia di un'ufficialità, non scrivo Villareal C, che sarebbe la terza squadra, ma scrivo Villareal. E mi ha dato dello scorretto, lo saluto con affetto. Il sottomarino Lo giallo. saluto con affetto. Comunque, anche lui è un giocatore che anche lui logicamente fuori lista, però se non è andato Ah vuol no, dire guarda, aspetta,
dato coperto, me lo sono perso Castelli alla Pro Patria in Serie C, lo vedremo lì, meno male. Lo vedremo lì. Detto questo, e poi chiudo su Fagiano, è un uomo di campo, un direttore di campo. Magari mi sbaglierò, ma secondo me starà molto in campo. Farà quasi anche la funzione di team manager, ma non la funzione, ma un confessore per i calciatori, perché comunque è un ragazzo giovane, è un uomo giovane, è un uomo che sa entrare nella testa. Noi abbiamo avuto qualche modo, qualche volta di scambiare mezze parole. E abbiamo visto che è diverso da altri che erano più prettamente direttori da scrivania. È importante anche quello, però su di lui io ho grosse aspettative. Il mercato ha Poi condotto un Ugo, mercato. possiamo dire tutti e due che lo so che ce ne parliamo molto. Ovviamente per me l'operazione più importante è stata Pinamonte, aiutato da Raiola, fatta molto bene. E poi finalmente fatti acquisti, magari che non piacciono alla gente, magari che si volevano altri giocatori, ma mirati alla squadra. Sono Certo. arrivati anche le punte. Ovviamente noi siamo disperati, però per lui è comunque un reparto d'attacco con Scamacca prima punta di peso, Shomurodov comunque una seconda punta, prima punta che può giocare con tutti, Piazza e Pande che sono due trequartisti, destro che comunque può essere l'attaccante degli ultimi 20 minuti, che ha comunque l'istinto del gol, che almeno quello l'ha sempre avuto, Asoro è un contropiedista che poi speriamo di vedere con altre caratteristiche, ma adesso è una scommessa sua che voleva già fare a Parma, l'ha portata qua. Io Sono sono finite le marchette. curiosissimo, scusa se ti interrompo, sono curiosissimo di Asoro, ma proprio curioso io di Asoro, perché secondo me è un giocatore che stiamo sottovalutando, però è un giocatore che ha delle caratteristiche che in squadra non ce l'ha nessuno. Velocità, rapidità, passo, mi sbaglierò per carità, io sono facile a innamorarmi di giocatori, io mi ero innamorato di Younes Chaib, non so se ve lo ricordate, quindi pensate un po' di chi mi sono innamorato, però voglio dire, infatti, quindi sono facile agli innamoramenti, però secondo me questo, io non ho mai visto giocare, ho visto solo i filmati, però dai filmati mi sembra un giocatore che possa, che non abbiamo un giocatore così in rosa, secondo me. E poi abbiamo finito le marchette con le società. Basta, basta. Almeno questo direi che è stato fatto un lavoro per il Genoa, che può essere sbagliato, sarà criticato, però è stato fatto un lavoro specifico per la squadra. Ok? Questo mi sento di dirlo. Faccio una postilla su Preziosi. È vergognoso per me che rimango ancora a fare il presidente, quando tu non puoi dare a un direttore sportivo che comunque paghi profumatamente 7 milioni di euro per fare il mercato perché lui ha venduto 3 giocatori. Per fare il presidente così è giusto che ceda, come lo pensiamo tutti, però questo mercato, secondo me, lui poteva veramente far fare il salto di qualità a Fagiano e purtroppo non gliel'ha fatto fare. Quindi se devo dare un voto più alto a Fagiano, glielo do ancora di più, perché comunque ci siamo ridotti ad andare a trattare Sanabria e lo Zeco chiedendo 3 rate, quindi questo, le rate le chiediamo per comprare televisioni o i fornetti per fare i toast, però devo dire che per me quest'anno ancora più degli altri anni ti ha dimostrato che lui del Genoa non è più interessato e che veramente speriamo che arrivi C'è il qualcuno. rovescio della medaglia, c'è il rovescio della medaglia, ha messo un uomo finalmente forte. Sì, ok, però lui, cioè cazzo, mi è scappato anche il cazzo, tanto 21 e 30, però dai, cioè, comunque dare in mano a un direttore sportivo di questo valore 7 milioni e mezzo di 3 cessioni, veramente Sono una roba allucinante. d'accordo, E però. tra l'altro di questi 7 milioni, 2 milioni di Pinamonti, che me lo scriveva prima il nostro amico, sono ancora rimasti in società, che magari sono quelli che poi devi dare per le rate a Sturaro, perché ogni anno hai 4 milioni di euro da dare per Sono d'accordo, Sturaro, però quindi insomma. immaginati un pochettino se avesse propinato il solito direttore sportivo da 0 a 0 e non avremmo neanche fatto sto mercato. Luca, abbiamo riallacciato rapporti con procuratori e società importanti senza fare marchette. Secondo me questo è fondamentale.
Secondo me questo è vero. E ti dirò di più, io non mi stanco di dirlo, il valore aggiunto di Fagiano lo vediamo fuori dal calciomercato. Lo vedremo fuori dal calciomercato, a livello di immagini, a livello di capacità di rappresentare questa società che non esiste. Un uomo immagine, un uomo di un frontman, uno che se c'è da mandarti a quel paese ti ci manda, è un uomo che non lo prendi per i fondelli, non è un dio in terra, però è il migliore che potesse arrivare. Io sono convinto che con un altro direttore non avremmo fatto questo tipo di mercato. Questo è No, chiaro e lampante. assolutamente. Questo è chiaro e lampante. Quindi, Assolutamente sì. e poi parto dal presupposto che il valore aggiunto lo darà durante, parlando con i calciatori, motivandoli, standogli vicino, facendo, rappresentando quello che non c'è stato da tanto tempo, un tramite tra la società che è rappresentata da lui e i giocatori che devono rendere conto a lui. Perché non nascondiamocelo, Luca, che in questo momento lui è la società, punto. Lasciamo perdere Voglio Zarba. rispondere un attimo, voglio rispondere un attimo a questo nostro amico che non riesco a capire chi è. La Juve paga in tre sessioni, ma operazioni da 30-40 milioni di euro, dai. Cioè, ragazzi, per favore, non paragoniamo che la Juve paga in tre sessioni come noi. Noi paghiamo in tre sessioni 7 milioni e mezzo di euro, loro magari operazioni da 60-70 milioni di Ma euro, non dai. siamo mica Paragoni solo noi e subito. Luca, tutte le squadre pagano in tre sessioni. Ma ho capito, però se c'è da fare uno sforzo. Uno, non dico Certo. tanto uno, si poteva fare, dai. Il tuo ragionamento non fa una grinza, però tu volevi dire che la testimonianza che Preziosi non gliene frega più niente è come è stato condotto questo mercato a livello di una gallina per una gallina, un gatto per un gatto, cioè nel senso È non quello che lo la so. gente non capisce. La gente è delusa, la gente voleva il salto di qualità e davanti, dietro, ma senza soldi non si compra niente. Senza soldi i giocatori non si comprano. Tu non vai da nessuna società e porti via un attaccante forte che ti faccia. Tutti vogliamo la certezza, ma chi te la dà la certezza? Sono giocatori da 10 milioni di euro in su, dai, ragazzi, anche in difesa. Cioè, Allora, anche in difesa. leggiamo qualche Dai. messaggio che abbiamo 10 minuti, poi chiudiamo. Allora, Lorenzo De Martini dice: la forza di questa rosa, anche scontentando qualcuno, è quella di poter giocare col modulo del mister 4-3-1-2 e poi ci fa la formazione. Anche io sono d'accordo. Secondo me, io alla fine potrebbe cambiare, no, non certo nelle prime partite di campionato, e qui il Covid. Se da un lato siamo stati, tra virgolette, sfortunati nel prendere il Covid, ma fortunati nel prenderlo in una settimana in cui la prima non ti ha fatto giocare, la seconda c'hai lo stop per le nazionali, però questo tempo sarebbe servito come il pane per mettere delle idee tattiche in una squadra che non ha fatto preparazione o ne ha fatto pochissima, che non ha giocato amichevoli o ne ha giocate pochissime e che è nuova per 7 undicesimi e che doveva trovare una quadra e che non ha trovato. Quindi purtroppo il Covid non lo paghi solamente a livello di partite rinviate o di partite giocate con pochi giocatori, ma le perdi soprattutto, a mio avviso, in questo momento in cui l'allenatore avrebbe dovuto fare il maestro per far capire le sue idee. Secondo me questa è la cosa Mi principale. ha da avere pazienza, ragazzi, ancora più degli altri anni dopo questa cosa del Covid, pazienza verso il mister, pazienza verso la squadra. Purtroppo non si può andare a sostenere, ad aiutarli, però questa squadra merita ancora di più il nostro sostegno, senza sempre le nostre frustrati atteggiamenti da gente che rema contro, da gente che critica, da gente che ci vede già in B, da gente già disperata. Siamo tifosi, facciamo i tifosi, i direttori sportivi da oggi non lo siamo più, facciamo veramente i tifosi, stiamo vicini alla squadra per quello che possiamo fare e boh, poi a fine anno, a gennaio, tireremo le somme per quello che abbiamo fatto. Basta, cioè. Qui Ok? c'è Alessio Fanciulli che dice si sente grattare, se potesse mandarci un altro messaggio perché non ho capito cosa voglia dire si sente grattare, magari si riesce a spiegare meglio. Senti un attimo, io volevo pagare, vabbè, ancora, se mi puoi leggere chi continua a dire che la Juve paga in varie sessioni, però, cioè, veramente, cercare di, no, Jesse per cercare di difendere, come si fa a difendere Preziosi, paragonare la Juve con le sessioni di mercato? Ragazzi, il mio discorso è stato chiaro, si doveva fare un investimento e possibilmente senza farlo in tre rate.
Cioè, non mi sembra di paragonare la Juve al Genoa. Per favore, non diciamo cazzate di questo tipo qua, perché poi, cioè, non esiste. Che paragone è? Paragonare che la Juve paga in più sessioni. La Juve fa questo tipo qua per la borsa, per queste cose qua. Noi no. Noi perché non abbiamo la voglia di investire cash al momento. Dai, su, non facciamo questi paragoni qua, per favore, dai. Io non li sto trovando questi messaggi Eh no, qua, li però. trovo io e mi sto anche nervosendo che sembra che dobbiamo difendere per forza il presidente e paragonare la Juve che paga in più sessioni. Ma cosa vuol dire che la Juve paga in più sessioni? Spendono 200 milioni di euro di mercato. Cioè, che discorsi sono? Cioè, il Genoa paga in più, ha pagato. La Juve rincorce l'ha pagato in 3 sessioni di mercato. Sì, è la solita cosa, Perini in 3 sessioni. Va bene, allora va bene così. Preziosi ha pagato l'Ubzeko in 3 sessioni perché siamo come la Juve. Bene. Avanti. Dai, va bene, andiamo avanti. Non ti No, io scaldare volevo perché parlare un po' anche. No, no, mi scaldo perché è giusto che mi scaldi, diventi cioè se mi fa brutto. incazzare una cosa. Se quando ti scaldi diventi brutto, quindi Non perdi tutto il pensi che pubblico. chi ha mandato il messaggio sia un figo della Madonna, quindi mi adeguo a chi ha mandato il messaggio, dai. Io Volevo voglio dire, scherzare. volevo parlare un attimo di tutte le squadre, se facciamo un giro veloce perché me l'hanno chiesto. Va bene, dai. Posso partire? Dai, Certo, ci allora direi mancherebbe poco. Atalanta benissimo, È fuori classe, lasciamo perdere, andiamo fuori avanti. Atalanta benissimo, 7 attaccanti di dimensioni europee, Non so se hai Lammers visto il gol ieri che ha strepitoso, fatto, non so se il Lammers gol sì, che Lammers ieri, fuori dal mondo. perfetto. Poi Cagliari, benino. Io non mi fido assolutamente di De Francesco perché per me è un allenatore molto molto sopravvalutato. Benino ha preso un ass stasera, Marin, tutta gente tecnica, è una buona squadra, ha fatto un buon mercato, ovviamente non è riuscito a Però non ha prendere preso né Nainggolan, Golan. però direi che è una buona squadra, ha fatto un buon mercato. Fiorentina Allora, per me malissimo. te le chiamo io le squadre, Luca. Andiamo in ordine di classifica. Atalanta abbiamo detto, Milan. Milan, bene, per me ha fatto un buon lavoro, ha fatto un buon lavoro, anche se la mancanza del difensore centrale è una gravissima lacuna. E anche lì vedete, ragazzi, il Milan sarà ridotto a giocare se non c'è Romagnoli Con con Gabbia. Musacchio che è rotto, Romagnoli, Gabbia e Kjaer. Eppure il Milan, quindi anche il Milan si aspettava il salto di qualità dietro. Perché non ha preso Fazio il Milan? Perché è un giocatore ormai che comunque ha 33 anni. E non lo può prendere. Comunque al Milan, agli altri, io di Genoa non do i voti, al Milan do un 6,5, l'Atalanta Sì, do però 9. Luca, devono pregarsi che Ibrahimovic faccia l'Ibrahimovic, perché Sì, no. ieri hanno faticato a scardinare un fortino quello dello Spezia. È vero che gli mancava più che Ibrahimovic, però comunque a Vabbè, allora, me Atalanta 9, 9. Milan 7, 6,5. Sassuolo. Secondo me il Sassuolo ha fatto Sassuolo il più bel mercato che potesse fare, non ha venduto nessuno, ha ha venduto tenuto un solamente. Sassuolo gli 8 per come gestiscono sempre le cose. Comunque avevano venduto Marlon a 15, era un'ottima cessione, non sono riuscito a venderla per tante cose. Si sono tenuti Direi Bogà, Berardi, mantenuto 8. si sono 8. tenuti Inter. L'Inter ha tenuto anche Skriniar, Hakimi fortissimo, Vidal è un giocatore che Conte comunque non ha proprio, Conte deve vincere lo scudetto, punto. Non ha direi alibi, che ovunque. l'Inter magari, se devo fare un appunto, avrei preso una quarta punta un pochino più di Ma qualità, perché Pinamonti però. sono rimasti ingabbiati con Pinamonti, se no l'avrebbero No, presa. sono rimasti ingabbiati con Pinamonti e comunque alla fine poi nel disastro totale Perisic, se c'è qualche squadra, potrebbe anche fare la seconda punta. Dai. Inter direi 7,5. Secondo me l'Inter è la squadra più forte del Conte, se non vince lo scudetto, cioè, voglio dire, con quella squadra lì vince lo scudetto. Napoli. Napoli, beh dai, Napoli, Osimhen, Bakayoko, Ah, l'ha chiuso tanta Bakayoko roba. oggi? Sì, si è firmato anche Rachmani. Napoli ha fatto una bella campagna acquisti, dai. Ha Poi c'è tenuto un lo allenatore in gamba. Lozano. C'è un allenatore in gamba Direi. sottovalutato.
è un altro Direi nome che non si un sa. bel 8 anche, 8 anche al Napoli, 8 al Napoli. Verona. Verona, allora, Verona per quello che ha ceduto, gli do 5. Gli do 5 perché in difesa ha perso Rachmani Kumbulla. e Kumbulla e ha preso solo Ceccherini. In mezzo al campo ha perso Amrabat e Pessina e ha preso Tamese e Benassi e Barak. Dunque, Tamese però è molto bravo, l'ho visto ieri, a me è piaciuto Tamese, molto. bravo, sì, bravo, bravo. Davanti Kalinic, ecco, Ecco, dammi Kalinic è un il giudizio giocatore che finale. io l'avrei preso, assolutamente Kalinic l'avrei fatto, per quello che mi incazzo con Preziosi, perché uno come Kalinic io l'avrei preso. E potevi prenderlo. Comunque Verona, Io sono di parere opposto, però per carità, rispetto. vabbè, comunque Verona, dai, ho detto 5 al 5, forse esagerato, però avendo incassato 60 milioni di euro mi aspettavo qualcosina in più e penso che anche Iuri ci sia incazzato. Do 5 e mezzo. Benevento. Benevento per quello che poteva Era partito fare, che doveva tutto. comprare tutti. Era partito che doveva Ma comprare tutti. sì, no, tutte cazzate, dai, alla fine do un 6 e mezzo per l'impegno perché comunque Ionita, Grick, la Padula, Caprari, Iago Caprari. Falche, tutti i giocatori Ecco, di Serie ieri A. ho visto Iago Falche e secondo me sta ritornando pian pianino. Non è lo Iago Falche che avevamo qua. Non so se tu l'abbia visto. No, non l'ho visto ieri. Mi è piaciuto. Juventus. Juventus, diamogli un bel 7 come sempre, dai, comunque. Kulusevski e Chiesa sono due ottimi colpi. McKennie è un buon giocatore. Gli diamo 7, non esageriamo, ma 7. Le due romane. Beh, Roma si è saltato Smalling 4, È assolutamente vergognoso che saltato, una società, mi è saltato. È sa di sì, saltato. non sono sicuro, ma mi sa di sì. Si è saltato Smalling 4, secondo Smalling 6. Gli do due voti di differenza perché la società comunque che non ha direttore sportivo, hanno fatto la porcata dello 0-3 col Verona, si fa saltare Smalling all'ultimo secondo, ha speso 600 milioni, non ha avuto ancora la forza di mettere un direttore sportivo vero, eppure da Ferragosto che sono qua potevano farlo, e non ha comprato assolutamente un giocatore, a parte Borja Mayoral, e stava vendendo Dzeko alla Juve, ha venduto Kolarov all'Inter. Quindi Roma con Smalling 6, senza Smalling 4. Ma oltretutto gli è saltato oggi anche il Ciarawi. Vabbè. Mi è saltato il Lazio. Ceraui. Lazio 6, Precisiamo che punta. No, questo non è il voto alla squadra, è il voto al mercato, perché logicamente la Lazio ha più di 6, cioè questo è il voto al mercato. penso che dobbiamo spiegare tante cose, ma questa penso che non dobbiamo spiegarla. Dai. No, però magari Mercato Lazio 6, uno ti senti dire Fares, oh, sei. anzi, guarda, Lazio ti direi. Pensandoci bene anche 5 perché comunque ha preso Fares, ha preso il turco davanti, ma dietro ragazzi ha preso solo Öt che è un disastro e comunque ha sempre Radu che è sempre rotto, Bastos doveva prendere almeno due difensori veri per quanto riguarda la Champions League, quindi Ma direi che sempre campagna qui acquisti non passa neanche il primo turno. no, Considera. però comunque due difensori la Lazio doveva prendere, dai. Sì, no, ma Per me voto oltretutto se 5. guarda il turno è perché è capitata nel girone più semplice che potesse capitare. Considera che Voto però ha 5. tenuto acerbi che c'è stato un momento che sembrava che volesse andarsi. Voto 5. Genoa, Bologna. Bologna direi non giudicabile perché ha preso solo Icchi a sinistra, ha venduto Bani e non l'ha neanche sostituito, dunque Perché quest'anno diamogli fa un giocare il giapponese centrale. giocatore centrale, questo vi fa capire che Saputo ha chiuso i rubinetti, quindi Fiorentina. Secondo me la 4 Fiorentina è un'incompiuta. È un'incompiuta assolutamente. 4 si Perché doveva vede prendere un centro. Fiorentina. Oggi ha preso Barreca. Chi ha preso Barreca? Ah, beh, Callejón, però ha dato via Sì, ho Chiesa. capito, ma ha dato via Chiesa. Sì, ma poi Kayekon mi devono spiegare che lo fa giocare quinto di centrocampo come Chiesa. Sì, Per ha fatto me la Chiesa. Fa Fiorentina mezza partita, ma la disastrosa. Fiorentina è la prima panchina che salta. Io qua lo dico
È la prima panchina che Ma deve ragazzi, saltare. cioè, hanno preso tutti i giocatori a parametro zero. Bonaventura a zero, Borcavallero a zero. Hanno investito un po' su Martinez quarta con buon difensore, Barreca a prestito gratuito. Ragazzi, cioè, Barriga che l'abbiamo visto. se questo era il paperone dei paperoni che doveva venire in Italia a spendere dei soldi, è un bluff anche commesso, perché comunque, boh, ragazzi, io sono un scioccato. Ha iniziato l'anno scorso con Montella, quest'anno con Iachini, non fa un investimento vero, forse Amrabat ha fatto un investimento vero, Allora, ti spiego non è Iachini, ti riuscito a spiego prendere. Iachini. In una partita come quella di sabato, dove al Fiorentina mancavano 5 giocatori, che non ti rendi conto che devi cambiare modulo perché non puoi giocare 3-5-2, non puoi giocarlo con quella rosa, ma Allucinante. neanche con quei giocatori che aveva sabato. Non avevi un regista, gli ha fatto fare il regista Amrabat. In difesa No, ha ce fatto l'hanno, giocare. regista ce l'hanno, c'è un Sì, ma Pulgar è che è perché. bravo a fare il Sì, regista. c'è Pulgar, no, io ti parlo di sabato. C'è Pulgar e Borcavallero che può farlo, però era infortunati, non ce l'avevano. Cioè, devi Pulgar è in adattare. panca, Pulgar è partito. Ma no, vabbè. Ma allora ragazzi, non si può giocare a calcio, poi ci lamentiamo del 3-5-2 nostro, si può giocare a calcio con Amrabat centrale, che non lo è, con due giocatori come Castrovilli e Bonaventura che hanno lo stesso passo, con Chiesa praticamente quinto di centrocampo e con due punte molto simili una a fianco all'altra. Poi il secondo tempo la Sampdoria con questo 4-4-1-1 aveva solo quale era davanti che era vergognoso perché ha tenuto tre centrali quando poteva sicuramente mettersi a È quattro, quello, è mettere quello. magari uno più di gamba come Duncan e Pretere o Bonaventura o Castrovilli, trequartista. Bonaventura magari verrò smentito, ex giocatore 2 milioni e 100, operazione folle, va due all'ora, ormai ha proprio perso, secondo me gli stimoli al Milan non sono scemi se l'hanno perso a parametro zero. Castrovilli secondo me è un gran giocatore, secondo me è diverso da Bonaventura, lui ha il cambio passo, è uno che si inserisce, è uno che va a tirare, è un giocatore completo secondo me Castrovilli. Poi, non riesco a pronunciarlo, quella con tanti colori? Passo. Ok, i loro cugini, quei mezzi emiliani e toscani, io passerei Allora, anche no, qui. beh, non io voglio infierire invece. Allora, oggi ho letto un ragazzo che scrive da noi che lo Spezia avrebbe l'attacco migliore di noi. Allora, Farias, Verde, Jasi, punte centrali, Galabinov e piccoli. Chiudo. Certo. Basta. Bagarabino che si è fatto male ieri, oltretutto anche. Si è anche stirato, sì. Parma oggi ha fatto quattro Parma colpi, me zero, ha preso tutti, Parma ha preso tutti i giocatori del 2000, 2001, tutti i ragazzi tipo i nostri Malessa, Soro, tutta questa roba qui. Ne ha E presi 6, 8, 7 uguali, no? anche lì c'è una nuova proprietà. Non ha speso, cioè, ha investito su giovani come potevamo farlo su giovani tipo i nostri, Malès, Melegoni, questa roba qui. E infatti il mercato comunque era improntato su quello perché aveva preso Melegoni, aveva preso Traoré dell'Atalanta, che poi voglio dire una cosa. Quello lì c'è fatto, si sono fatti un film con quel Traoré lì dell'Atalanta oggi che lasciamo perdere perché ci querelano. Cagliari. L'unico giocatore vero che ha preso il Parma, secondo me, è Cipriani in mezzo al campo. Poi per il resto gli do un 5 perché alla fine non ha preso nessuno, Cagliari. fondamentalmente. Cagliari abbiamo detto, dai, gli do 6,5, 7, dai. Sì, meno male che non ha preso Nainggolan. Ero convinto che ci sarebbe andato, meno male che non l'ha preso. Ha preso Onas, però boh, secondo me cioè, non c'entrano niente uno con l'altro, però vabbè. Secondo te Onas? Allora, dato che io voglio sapere chi è questo qua che mi ha scritto 40 milioni il Parma ha speso preziosi in 7 anni. Allora, il Parma ha speso 40 milioni, poi voglio vedere bene quanti soldi sono stati spesi dal Parma. Io ho detto che il Parma non è che non ha speso, ha investito su giovani 2000-2001 e non su giocatori veri. 40 Lui, milioni un in questa giocatore. sessione di mercato? Ma Ma non lo no, so chi l'ha ma scritto, no. Poi no, dopo lo vado a leggere e gli probabilmente, rispondo. ma no, probabilmente considerano Sepe, inglese, cioè 40 milioni in questa Ah, sessione di mercato, ok.
Ma non scherziamo, cioè No, non perché poi scherziamo. scrive Preziosi in 7 anni come se io difendessi Preziosi che No, ma, la, invece beh, ma no. no, 40 milioni secondo me il trio che, secondo me, poi per carità, il trio che ha preso Sepe, Inglese, l'anno scorso, la roba di Fagiano, secondo me. Cagliari, Torino ha fatto un bel colpo in mezzo. Torino guarda, ti dico la verità, Torino ha speso una ventina di milioni di euro, perché comunque l'hanno presi, per me con le potenzialità che potevano avere potevano fare molto di più. Il mio pallino Goia che è andato lì, lo voglio vedere, con Giampaolo secondo me potrebbe fare molto bene, lo Secondo farà me giocare a Giampaolo trequartista. potrebbe farlo anche un trequartista. Perché Sì, potrebbe fare un trequartista. cercava Ramirez e hanno preso lui. O sono rincogliuto o non capiscono. Può fare la mezzala, però secondo me ha anche lo spunto per fare il trequarti. Tu cosa ne pensi? Lui può fare il trequartista, sì, assolutamente sì. Però poi vedi, hanno preso Bonazzoli, comunque in prestito con obbligo, dietro Vojvoda, Muro, Rodriguez, in mezzo al campo comunque alla fine non hanno preso il regista. È gravissimo comunque non aver preso il regista. Però in mezzo Peccato che non hanno. può giocare Goya, che se non fa tre quarti può No, giocare beh, mezzala. il play No, no, il play non lo può mezzala, fare. mezzala, io parlo della mezzala. No, mezzala sì, però non hanno un play, ragazzi. Il Toro c'ha Lukic in panchina e basta. Cioè, ogni anno non riesce anche Lucchi c'è, loro a. guardato Rincon come hanno Beh, Rincon tanto. però è fuori, Rincon è Sì. fuori 20-25 giorni, quindi gli va bene che non ha giocato con noi. Udinese. Udinese ha venduto Fofana e ha preso quei tre ha tenuto De Paul, rinunciando a tanti soldi, e ha preso quei tre del Watford. Non so come verranno utilizzati nel modulo, perché comunque Pussetto si può fare il quinto. De Lucfeu sinceramente magari farà la seconda punta e Pereira e De Paul a fare gli interni di centrocampo. Certo è che fare un Sì, ma 3-5-2 chi fa filtro? con De Paul Pereira interni, con Pussetto a destra e con De Lucfeu seconda punta, boh, la vedo un po' difficile. Vediamo, dai. Secondo me cambia modulo. Comunque ti do 6 e mezzo, 6 e mezzo, 6 e mezzo. Sì, cambia modulo. Secondo me no. Io trovo inconcepibile anche che facciano giocare, ma questo è un mio gusto personale, De Paul a fare la mezzala. Secondo me De Paul deve giocare davanti. De Paul 3-5-2 fa la mezzala, è chiaro, beh. Hanno perso Fofana, però. Ho capito, però devi adattarti anche alle caratteristiche dei calciatori che hai. Secondo me può farla la mezzala, ma non rende. Tant'è vero che da quando gli ha cominciato a far fare la mezzala si parlava di Inter prima e di squadre importanti e poi non è andato, è rimasto lì. Anche perché chiede un Beh, sacco di a soldi. 20-25 l'hanno offerti, ne vogliono 35, stati bravi a tenerli, dai. Crotone. Crotone 5, dai. Va bene, dai, leggiamo qualche Dai, messaggio. Ci facciamo le merde, dai, dato che le merde, lo dico volentieri, difesa. non facciamole No, perché portiamo solo buono. no, Boh. dico, no, non faccio pagelle, commento quello che è successo. Hanno perso Murru e hanno Regini, hanno perso De Paoli, non hanno preso nessuno, dunque se si fa male Berezinski non hanno nessuno. In mezzo al campo Silva, un buon giocatore, 31 anni, non gioca da febbraio anche lui, comunque viene da 2 o 3 anni anche lui in condizioni non ottime, però un buon giocatore ovviamente. Per me è gravissima la perdita di Linetti, comunque hanno preso, anche se Vieira era scarso, hanno perso anche un giocatore come Linetti, come Vieira che comunque era bello, bello tosto. Gran colpo Candreva che nel 4-4-2 per me è un grandissimo colpo. Gran colpo la permanenza di Ramirez e davanti Keita, ovviamente Keita è un buon giocatore. Però difendo quelli che difendono Balotelli, visto che quelli che non volevano Balotelli allora non avrebbero preso manco Keita, perché comunque Keita confronta Balotelli
ci sciacqua le gambe, le scarpe, perché comunque Keita ha fatto un anno buono a Roma e 3 anni che fa il turista in tutte le squadre che va, ed è una grandissima testa di cazzo che è sempre messo fuori rosa sia a Roma sia al Monaco. Quindi lo vediamo un attimo. Secondo te, andando E, a poi, Bonazzoli non essendo rimpiazzato, potrebbero avere l'idea Balotelli? ma oggi girava sta voce su un sito del Doria, non lo so, io non credo che si mettano in casa comunque un giocatore che difficilmente potrebbe fare il titolare, perché lì ragazzi, parliamoci chiaro, Gabbiadini e Quagliarella potenzialmente sono titolari, Ramirez è una seconda punta, Verre ora che comunque può fare il trequartista, lui gioca col 4-4-1-1 e chi metti? Chi metti? Han tenuto anche la Gumina, che non è nessuno, però uno in più. Dunque, Lagumina, Gabbiadini, Quagliarella, Keita, Ramirez, Verri, Candreva e ci metti anche Balotelli? 8 giocatori e ne giocano tre? Ti ho fatto una domanda, Sembra una una cosa. cosa del genere. No, ti rispondo. Va bene, leggiamo qualche messaggio e salutiamo. Dai. Senza, però senza infervorarti, perché sennò non li leggiamo i messaggi. Ma dai, ma è bello che mi incazzo, dai, su, che palle, oh. È giusto Sì. anche essere un po', no? Ma ti infervori troppo. Allora, Va bene. 216 messaggi, eh? Pochi, Allora, pochi. qui Meritavamo di più. dice sì, detto da Sky, più detto da Sky non ha detto che lo difendi Luca Calma. Vabbè. Luca Chi è? Nome, Calzetta top. nome? Niente, Nome? Danilo Barella ti dice Luca Calzetta top con quattro No, quello di top. prima, Non me del lo Parma, ricordo. quello del Parma, Non me lo dimmi. ricordo, non me lo ricordo. Cipriani è forte, effettivamente è forte. Lo Sì. prendono per i fondelli lo Spezia, occhio a prendere per i fondelli. Ah, Smalling ufficiale. È facile Allora immaginare. Roma 6, Roma 6. Amrabat l'ha Sono due pagato di mesi più. che sono. 20 milioni l'hanno pagata Amrabat, però l'ha presa a gennaio. Sono 2 mesi che ci sopporta, è giusto che ci mandi a fanculo. Ha ragione. Luca, pensi che il Genoa possa attingere nel vasto mondo degli svincolati? 34 più Rovella, tesserati del Genoa. Volete ancora svincolati? Volete ancora giocatori? Fino a gennaio basta. 34 giocatori in rosa. Kalinic, secondo me, è un casino con Piazza e Badeli. Matteo Caprile. Sì, Non ho capito. sicuro, Matteo, ma aveva ragione Matte, hanno avuto problemi con la Croazia, Ah, comunque ok. potrebbe essere. Sassuolo, Benedai non vendono e non comprano nessuno. Per me è un discreto mercato. Basta che l'Uzbeko e Scamacca esploda, che diventa molto buono. Gabriele Pugelli dice: Perin, Pellegrini, Masiello, Bani, Zappa, Costa, Badeli, Sturaro, Lerari, Gerzaic, Piazza, l'Uzbeko. Non sarebbe male. Ragazzi, per me, allora, il Genoa può alzare l'asticella Sturaro. So che per tutti è finito, io ho ancora un 5% di speranze. Lui potrebbe veramente cambiare il volto in positivo a questa squadra, che da 42 punti che penso che possiamo fare, magari se ne può arrivare a 47-48. Secondo Andrea Rame, l'Udinese rischia. Direi che dopo quegli acquisti che ha fatto, Ma dello Ferrer, quello del Milan, sì. Direi che ce ne sono tantissimi messaggi, però. Maragna è un buon allenatore, io mi fido. Alessio Mammoliti. Daniele Profumo, Atalanta con la società con le palle quadrate. Luca Lippi ti scrive: quando ti scaldi diventi brutto, è bellissima, gli è piaciuta la mia battuta. Giorgio Calabro dice: Luca soldi non ne ha nessuno. concordo. Calzetta vattene, Yuri Fabbri, voglio 3 sessioni di addominali in diretta, se ne fa mezzo di stramazza a terra, altro che 3 sessioni. Fai gli addominali, Luca? Sì, vabbè, li faccio. Bani, secondo me, giocherà Allora, titolare. Bani, secondo certo, l'hanno presa me, poco.
l'ha presa apposta per fare il titolare. Come DS dell'Atalanta, chi hanno? Il ragazzino 25 più 15 o Colpacci, un po' come Pellegri per noi. Sartori, uno dei Sartori, migliori in Italia. senza uno, il migliore. Fagiano sapeva bene a cosa andava incontro ed ha accettato l'incarico lo stesso. Assolutamente Comunque. sì, però da parte del presidente uno sforzo in più ce lo meritavamo e se lo meritava anche lui. Mi piace Gabriele Pugelli, comunque ragazzi vedrete l'Uzbeko, sono contento che qualcuno sì ok, ma Ricordiamo, prefiero. giovedì a mezzogiorno potremo avere lo streaming in diretta sulla pagina, se il nostro amico Del Rostov ci aiuta e vedremo. Uzbekistan, come si dice, Iran, Uzbekistan. Uzbekistan, Iran. Manuele Carlini dice Fagiano 8, Preziosi 2. Allora, io vorrei dire una cosa, ma come mai i tamponi del Napoli che l'hanno fatti stamattina, ancora ora, non ci sono i tamponi del Napoli? Come mai i tamponi del Napoli non ci sono? Come mai il Napoli ha chiesto aiuto all'ASL per andare là, eccolo là, ha chiesto il rinvio della partita. Io oggi spero di no, toccando ferro, ma per tutto quello che hanno tirato su, purtroppo mi aspetto 10-12 positivi del Napoli, giusto? Perché se no non ha Secondo me, senso quello che hanno fatto. non ha senso quello che hanno fatto, punto. Secondo me non ci saranno i 10-12 positivi. Vediamo. Questo sta a identificare, secondo me, ma mi sbaglierò, che comunque non è così vero che se giochi contro qualcuno che è positivo, te lo prenda anche tu. Perché i giocatori del Genoa erano tutti quelli che si sono risultati positivi, erano tutti positivi anche quando hanno giocato, si sono abbracciati, si sono baciati, si sono spintonati, si sono abbracciati, si sono Sono litigati e curioso, poi poi. magari Lu, però non lo puoi dire perché fra un'ora ti dicono 10 positivi e ci zittiscono. Fatti. Vediamo, vediamo quando ci saranno i tamponi, se loro avranno 10-12 positivi, io spero di no ovviamente per tutto, però ancora ora l'hanno fatti stamattina e non hanno ancora dato gli esiti, è gravissimo questo. E la cosa clamorosa che nessuno dice è che loro si sono fatti venerdì. Sono andati a fare l'isolamento fiduciario a casa quando dovevano stare dentro la bolla, come fanno tutte le squadre quando hanno i La positivi. bolla non L'ha l'hanno fatto il fatta, Genoa, non la bolla non l'hanno l'hanno fatta. fatta, l'ha fatta il Genoa, l'ha fatto la Juve, l'ha fatto il Milan a Milanello, l'ha fatto il Torino in ritiro ad Asti, l'ha fatto il Toro in città quando sono stati due settimane fa, l'ha fatto il Chievo, l'ha fatto la Salernitana, l'ha fatto l'Avellino, l'hanno fatte tutte, loro no. Loro sono andati venerdì a casa, sabato a casa, domenica a casa, lunedì a casa, domani prendono borse e macchina che sono tutti in quarantena e se ne vanno in albergo al Resort a Castel Volturno E perché gli fanno brucia il culo, lì la residenza, mettono lì la fa lì la residenza. residenza perché gli brucia il culo che se no dovevano perdere a tavolino con l'Atalanta e preparare male la partita di Champions dopo l'Atalanta. Tu di Capito? geografia, come te ne intendi? Te ne intendi di geografia? Boh, Allora, Campania. secondo te Salerno in che regione è? Ok. Come mai l'ASL della Campania avrebbe proibito al Napoli di andare a Torino mentre la Salernitana Verona ci è andata lo stesso? Tra l'altro, andando a Verona, andando ad affrontare una squadra che nell'ultima settimana ha avuto 3 casi Covid, quindi potenzialmente cluster anche per, ma sì, magari. Ma di cosa stiamo parlando? Dai. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che l'ho scritto ieri. Stiamo parlando, io mi ricordo i giardinetti, quando facevi arrabbiare quello che c'aveva il pallone, se ne andava col pallone perché non potevi più giocare, capito? È la stessa cosa. È la stessa identica cosa, solo che ha avuto la sfiga di avere di fronte la Juventus, perché se avesse avuto qualsiasi altra squadra, il Napoli gli rinviavano la partita, vuoi scommettere? La Juve non ha mollato, sì. No, ma anche il Palazzo, se ti metti contro la Juve è un conto, ma se avessi giocato contro il Genoa, contro quegli altri con 100 colori, contro il Ma Parma, dai, secondo ma te. allora,
Preziosi non lo sopporto più, ma oggi ha detto una cosa giusta. Nessuna squadra ha chiesto aiuto all'ASL e hanno tutte giocate. Loro hanno chiesto l'aiuto all'ASL, punto e basta. E ora stanno facendo delle verifiche perché è così. E non esiste. Non esiste. Chiudiamo questa nostra diretta con un pensiero che è tutto mio, di cui mi prendo la responsabilità io. Allora, ci hanno massacrato, hanno dovuto fare riunioni su riunioni perché dicevano che il Genoa forse avrebbe potuto giocare con 14, poi saliti, casi positivi, 14, ok? 14 calciatori positivi. E si sono riuniti per vedere se rinviare. C'erano dei soloni che dicevano: le regole ci sono, e basta che tu abbia 13 giocatori, puoi giocare. Ma di cosa stiamo parlando? Questi qua hanno impedito al Genoa di fare i tamponi a Napoli, perché la stessa ASL che ha detto che il Napoli non avrebbe dovuto andare a giocare a Torino, è quella che ti ha impedito di andare a fare i tamponi a Napoli. Hai fatto il pre-partita che hai fatto, quindi sei andato come i giocatori della Rivarolese, con tutto il rispetto che ho per i giocatori della Rivarolese, con la borsa sei andato a giocare 3 ore, 4 ore, 5 ore prima della partita, ok? La squadra di Serie A, e tu avevi già all'epoca due giocatori positivi, Scione e Perin, e sei andato e nessuno ha detto niente. Hai preso 6 gol e te ne sei tornato a casa e nessuno ha detto niente. Loro, per un giocatore positivo, uno, che poi forse erano due, ora quanti sono? Due adesso. Elmas e Zielinski. Due. Elmas Però e Zielinski. subito era Zielinski, Elmas si è saputo dopo. Venerdì Zielinski, sì. Allora io dico, ma quale coraggio hai? Quale coraggio hai? Questo è la testimonianza dell'arroganza del loro presidente. Punto. Non so cosa, se voglia chiusare tu, Luca. Che è andato in con 38 di febbre è andato in Lega fingendo un dolore alla pancia per ostriche mangiate 2 sere prima, a sputazzare in faccia senza mascherina, avendo il Covid, avendo una risposta la sera del tampone fatto il giorno prima. Penso che si identifichi da solo come personaggio questo, quindi. Va bene ragazzi, cosa Posto? fai? Chiudiamo Luca, cosa dici? Vediamo, dai, abbiamo detto tutto quello Guarda che che dovevamo dire. adesso tecnicamente ti faccio una domanda così a bruciapelo, non so La se tu la squadra sai. si è già allenata oggi, eh? Sì, no, La squadra si è già allenata, eh? la mia domanda era un'altra, era quando potranno teoricamente fare i tamponi e essere negativi, almeno per il primo tampone, coloro che la sbrigano in tempistica normale, secondo te? Allora, praticamente, secondo me, vabbè, comunque, venerdì, giovedì e venerdì, aspetta, giovedì e venerdì ci saranno i tamponi a Perin e Scione, ok? Perché sono passati 14 giorni. Poi gli altri 8, gli altri 10 verranno fatti la domenica, che è il 14° giorno. Quindi la mia speranza è di avere almeno dei 12, dei 17 o perlomeno dei 14, di averne almeno 5 o 6 in campo già lunedì prossimo per preparare la partita di Verona. Sarei già contento. Quanti salteranno la Ok? partita di Verona secondo te? Non lo so, non lo so. Non lo so proprio. Non si Va può bene, sapere, ragazzi. Lu. Non si può sapere se ci sono i positivi o i negativi. No, chiaro, chiaro, però Capito? se ci capita come Keita Balde ce l'abbiamo sotto una gamba. Scusa Keita Balde, come si chiama? Bogà, ce l'abbiamo in una gamba, però vabbè. Va bene, dai Quindi. ragazzi, vi abbracciamo, il calcio mercato è finito, adesso continuate a seguirci veramente con i nostri podcast, con il caffè di Fausto alla mattina, continuate a seguirci, è possibile che cambieremo,
giorno in cui si farà questa diretta, non più il lunedì, ma il martedì Non probabilmente. sempre, vediamo, può Non darsi, sempre, ok? vediamo un attimino. Va Che bene, dire, vai, salutiamo. Luca è lì, vivo e vegeto, bombardatelo di domande, chiedetegli se Balotelli e gli altri svincolati possono firmare per il Genoa. Ciao a tutti e alla Fino a prossima. gennaio, Un boh, attimo, basta. ma Parigini esclude Scione, secondo te? Parigini esclude Scione, sì. Ciao Sarà la ragazzi. sorpresa del campionato, Parigini. Buonanotte a tutti, ciao. Ciao.